Da parte mia è con molto onore e anche una punta di orgoglio che ho il piacere di presentare in brevissimo tempo, data l'entità numerica delle opere da contemplare, sono 135 opere, l'esposizione di oggi di José Escofet e sua figlia Miriam Escofet, dal titolo Il meraviglioso mondo del Talento. Vorrei ringraziare da parte mia e mio padre, il sindaco di Forte Marne, e il presidente delegato Guarelli, insieme con Enrico Nicolai, per questa bellissima opportunità per mostrare i nostri lavori per la prima volta in Italia. Inoltre vorrei ringraziare Giovanni Covecchi, che senza di lui questa mostra non sarebbe successa. E Diego Covecchi conosco per la sua importante cooperazione e aiuto. E anche la mia cugina, Daniele Romanelli e la sua tutta famiglia per tutto l'aiuto che hanno dato. Grazie. E più in generale, visto che è la prima volta per voi in Italia, dal punto di vista artistico, Forte dei Marmi è questo piccolo paese in Toscana, racchiuso, io dico sempre, fra le Apuane di Michelangelo e Torre del Lago di Giacomo Puccini. Questi due nomi basterebbero già per far capire, far riflettere. E in particolare questa parte di Forte dei Marmi che si chiama Vittoria Apuana è un luogo dove nel tempo tanti artisti hanno soggiornato, hanno lavorato, hanno trovato in questa parte del paese una, non sappiamo perché, ma i luoghi hanno sempre qualcosa di particolare. E allora da Guidi, che aveva la casa, c'è cioè qua ancora la casa museo, questo è il figlio prima, a Carena, a Soffici, a Daz, a Henry Moore, tanti, tanti, perché non ci dimentichiamo che se Pietrasanta era la città dove c'erano bravi artigiani, gli artisti venivano a Forte dei Marmi. Non è che facciamo a rubarci gli artisti, se andavano di più a Pietrasanta o più, sta di fatto che era questa parte della Versilia che trovavano, dove trovavano ispirazione. Quindi da parte mia un grazie. Ho letto e ho visto che ci sono questi nuovi percorsi che il padre, questi percorsi, un nuovo approccio, questo approccio più soggettivo che esprime maggiormente il coinvolgimento personale emotivo con la natura, per cercare di sottolineare gli aspetti più magici e fantastici. Quindi questa scoperta, questo percorso artistico che fa bene a continuare. Che non c'è un'età, non c'è un'età da dire no, siamo troppo, no, bisogna percorrere questi sempre. E comunque volevo sottolineare questo aspetto comunque, del luogo, di una certa magia, dell'ispirazione, ecco, questa parte di Toscana, questa parte che è questa nostra terra. Quindi grazie per essere qua, sono molto felice io e la mia comunità. Grazie. Allora, attention, 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 ok, perfect. Thank you.
like an intern. Thank you.